vita, il mio contesto familiare è un bambino che nasce sugli Appennini, vive la dimensione di un piccolo paese di montagna, ai confini tra le Marche e l'Umbria, che fa le scuole elementari in una pluriclasse, quindi insieme ad alunni che facevano contemporaneamente la prima e la quinta, con grande piacere perché praticamente tutti i compiti te li facevi fare da quelli più grandi e quindi la vita era molto facile. Poi mio padre, che era ferroviere, si trasferì a Fabriano e noi, tutta la famiglia, si trasferì con lui e feci le medie, il liceo classico a Fabriano e poi seguì l'università a Roma e quello fu un momento veramente forte nella mia esistenza perché lì vidi il momento forte della contestazione studentesca che per un ragazzo che viveva la dimensione della provincia fu veramente uno shock. Quindi due volte distrutte la facoltà di giurisprudenza e la facoltà di lettere, che erano contrapposte, una era di destra, l'altra di sinistra, con in mezzo il rettorato che non riusciva a difendere il conflitto e quindi fu un'esperienza veramente forte. Quegli anni, gli anni 73, 74, 75, 76 furono anni veramente complicati che mi hanno segnato molto. L'incontro con il professor Moro avvenne proprio nell'aula dell'Università di Roma e fu un'esperienza veramente importante perché era la contraddizione rispetto a tutto l'ambiente che vivevi, nel senso che rappresentava la formazione, la serietà della formazione, la continuità della formazione. Lui era ministro degli esteri e quindi era molto impegnato in giro per il mondo, ma recuperava tutte le lezioni, le recuperava anche la domenica faceva lezione, quindi erano 3 lezioni a settimana, le faceva tutte. Un rapporto rigoroso dal punto di vista didattico, ma contemporaneamente molto amichevole, per cui lui si soffermava con gli studenti alla fine della lezione, nonostante i suoi impegni. Parlava con loro, dialogava con loro, si preoccupava della loro vita, delle loro opinioni e con loro ha stabilito, con tutti loro ha stabilito un rapporto di carattere personale. È una cosa incredibile, appunto considerando il contesto che le descrivevo prima. E con lui ho avuto un rapporto d'amicizia, lui è venuto anche, come per il resto, anche con tanti altri suoi studenti, è venuto a casa mia, ha avuto delle discussioni rispetto soprattutto a un aspetto. Noi a Fabriano avevamo creato un circolo che si chiamava Cultura e Libertà, che contestava un po' il modo di operare dei partiti, senza visione, senza prospettiva e molto ancorato alla gestione si diceva, del lampione e del marciapiede, no? E lui invece credeva moltissimo al ruolo dei partiti, per cui venne a Fabriano parlare al Circolo Cultura e Libertà. Era il 10 aprile del 1974, era ancora ministro degli esteri, proprio a parlare del ruolo dei giovani e dell'importanza dei partiti e della sintesi parziale che i partiti dovevano fare per agevolare il ruolo delle istituzioni e dei governanti. Senza questa sintesi intermedia diventava impossibile l'esercizio del governo. Fu tanto bravo che ci convinse tutti e aderimmo, era un circolo di giovani, c'era una quarantina di ragazzi di Fabriano, aderirono tutti ai vari partiti perché ognuno pensava diversamente. E credo che questo sia stato il motivo principale del mio impegno in politica. E nel 90 c'è stato l'ingresso in consiglio regionale. Mi ricordo che l'entroterra doveva avere un rappresentante perché erano 15 anni che la zona montana non aveva un suo rappresentante. Io non avevo esperienza di amministrazione in campo politico, non ne avevo tanta. Per fare il consigliere regionale
supponevo che ci volesse una competenza specifica, soprattutto in campo amministrativo. Mi adattai e la sfortuna volle che nel 92 mi ritrovai a fare l'assessore, 92-93, perché la situazione delle Marche era stata particolarmente critica, travolta dalla faccenda di Tangentopoli, quindi si cercò un governo fatto con figure nuove. In quel momento mi trovai a fare l'assessore all'industria, all'artigianato, alle attività produttive, con un'esperienza che mi sono portato dietro per tutta la mia vita in regione. Le Marche sono rimaste, e ancora lo sono, la regione più industriale d'Italia, nel senso che sono la regione più manifatturiera d'Italia. Quindi le varie trasformazioni politiche nella comunità produttiva regionale hanno inciso molto poco. Tranne forse in quest'ultimo periodo, dove le Marche hanno fatto una scelta differente rispetto ad altre regioni italiane, non sviluppando le filiere e quindi favorendo esclusivamente la micro e piccola impresa, facendo quindi una politica industriale tutta orientata sulla micro e piccola impresa, quando invece anche le micro e piccole imprese possono vivere soltanto se stanno all'interno delle filiere e quindi stanno agganciate e operano nei ecosistemi dove comunque c'è un ruolo della grande impresa. Ideologicamente qui c'è stato, soprattutto in questi ultimi anni, una fuoriuscita da questa filosofia, da questa strategia di sviluppo che è organizzata sugli ecosistemi, sulle filiere, quindi sulla collaborazione tra micro, piccola e media e grande impresa. Però di fatto direi che la struttura produttiva della regione non ha risentito dei cambiamenti politici che ci sono stati in regione. Viceversa ha risentito moltissimo dei cambiamenti esterni, cioè del fatto che il mondo è cambiato intorno alla nostra regione, cioè la globalizzazione, la velocità del cambiamento, i processi di dematerializzazione, cioè lo sviluppo dei servizi dell'informatica, del soft management e poi anche il processo di internazionalizzazione che ha seguito la globalizzazione. Questi fenomeni hanno sicuramente creato molti effetti di spiazzamento in imprese della regione. Nella nostra esperienza, in questi 10 anni che vanno dal 2005 al 2015, abbiamo cercato di gestirli, soprattutto il fenomeno della globalizzazione, attraverso una forte azione di presenza sui mercati internazionali e di sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Il 1995 segna un punto di rottura, no? Le Marche, regione bianca, da sempre governata dalla Democrazia Cristiana, per la prima volta passano a sinistra. E quindi il Partito Popolare, i popolari si collocano all'opposizione. Strada facendo si comprese che era necessario comunque cercare di portare il contributo di quella cultura che il Partito Popolare rappresentava, e in modo particolare rappresentava qui nelle Marche, ovvero l'attenzione sui problemi del produrre reddito, anche nella prospettiva che c'era a carattere nazionale, dove il PDS diventava Democratici di Sinistra e convergeva su un progetto che si chiamava Ulivo. Quindi diciamo che questo sembrava essere il disegno che combinava insieme le due esigenze di produzione di reddito e di distribuzione del reddito, e quindi creava un governo del paese e delle regioni che fosse in grado di procedere in senso moderno, in senso adeguato alle esigenze che anche la competitività internazionale dettava. Credo che questa esperienza sia stata di forte stabilizzazione. Era un governo che era ancorato alla realtà della comunità regionale. Tutte azioni molto concrete che gli imprenditori riconoscevano e che in qualche modo attribuivano poi alla capacità di governo della regione. Guarda, il 2007-2008 chiaramente mette in crisi le Marche e il sistema manifatturiero marchigiano, perché
la domanda globale crolla e quindi diventa inevitabile questa situazione di difficoltà, per cui però c'è una forte reazione, una forte spinta, proprio lavorando sugli ecosistemi, proprio lavorando sulla collaborazione tra imprese, imprenditori, sulla collaborazione tra istituzioni e imprenditori, comunque riusciamo a reggere. Nel 2015, il 2014, il prodotto interno lordo delle Marche si riallinea alla media nazionale. Il vero problema per la regione e per il sistema produttivo regionale, ma anche per le famiglie delle Marche, nasce non tanto dalla crisi del 2008 e dalla crisi del 2011, che pure segnano tutta la comunità regionale, tutta la capacità di sviluppo della comunità regionale, ma nasce dalla crisi delle banche, del sistema bancario regionale. L'allontanamento della banca dall'impresa nella nostra regione è stato devastante. Quindi la crisi di Banca Marche, la crisi di Veneto Banca che aveva raccolto altre casse di risparmio, altre casse di risparmio che entrano nell'orbita di grandi gruppi nazionali, fa sì che il sistema imprenditoriale regionale incontri delle difficoltà straordinarie che ancora oggi esistono. Cioè, la vera crisi nasce dopo il 2013-2014. Nel 2013, mi pare, l'Europa aveva riconosciuto le Marche come regione industriale d'Europa. Le Marche, per la struttura produttiva che avevano, erano considerate tra le prime 20 regioni d'Europa. Quindi ancora eravamo dentro questo gruppo forte, voglio dire, c'era la Baviera, il Baden-Württemberg, c'erano regioni di grande spessore, di grande considerazione, ma la vera crisi del sistema imprenditoriale, industriale, regionale nasce da, almeno a mio avviso, dalla crisi del sistema bancario. Ma uno dei punti di debolezza del sistema regionale era fa bisogno di energia. Noi avevamo ancora nel 2012 un deficit energetico che era, se non ricordo male, del 42-44%. C'erano due modi per risolverlo. C'era uno molto molto semplice, che era quello di favorire i processi, di concentrare la produzione di energia in un unico punto, attraverso l'utilizzo dei combustibili fossili, cioè praticamente era quello di creare un impianto di cogenerazione presso l'API che avrebbe risolto il problema del fabbisogno regionale. Però significava utilizzare i combustibili fossili, che non era la scelta che noi volevamo fare, perché uno dei punti qualificanti, soprattutto nel programma di governo del 2010, era appunto quello della sostenibilità. Avevamo fatto questa scelta in maniera molto forte e molto radicale, anche sulla base di quella che era la dinamica che si stava sviluppando in Europa e di incentivi che ci sarebbero stati nella politica europea. Cioè, l'Europa si avviava a creare delle condizioni, c'erano già dei progetti molto ambiziosi per realizzare le città carbon free. C'era addirittura un progetto per fare di Copenaghen nel 2025 la città carbon free, completamente libera dal carbonio. Quindi avevamo capito che per utilizzare risorse europee bisognava andare in quella direzione. E quindi abbiamo favorito tutti i processi che riguardavano energie rinnovabili, energie alternative. Alcuni non sono passati, come l'eolico, nel senso che, soprattutto per volontà delle sovrintendenze, l'eolico nelle Marche si è sviluppato a zero. Le Marche sono una delle poche regioni d'Italia dove l'eolico non c'è. Abbiamo puntato moltissimo sull'energia solare, tant'è che siamo una delle regioni all'avanguardia da questo punto di vista, e puntavamo sul biogas. Sul biogas abbiamo incontrato la conflittualità della normativa italiana con quella europea.
L'obiettivo che noi avevamo, proprio in termini di strategia comunicata anche attraverso le varie fasi del dibattito elettorale, era di fare di tante Marche una regione. Cioè, le Marche erano una regione plurale, bisognava in qualche modo dare unità a questa regione. Il massimo di questo percorso è stato l'obiettivo della sanità. Nella sanità si è fatta delle Marche una regione. Nel 2004 le Marche perdevano 150 milioni di euro ogni anno. 2004, l'anno precedente era la stessa cifra e così via. Tutto questo nasceva proprio dalla frammentazione, ovvero ogni ASL aveva un sistema informativo diverso dall'altro. Non si riusciva ad avere il controllo dei conti, non si riusciva a fare la programmazione sanitaria perché le informazioni erano tutte frammentate. La creazione dell'ASUR, che io rivendico fortemente, come quadrilatero è una delle battaglie fatte in giunta, è stata fondamentale proprio per creare un sistema informativo strutturale, unico, regionale, che ha fatto di tante Marche una regione, che ha consentito di programmare la regione e che ha portato non solo i conti della sanità in equilibrio quasi immediatamente, ma addirittura ha creato la possibilità di fare una programmazione equilibrata che corrispondesse ai bisogni di ogni cittadino. C'erano dei squilibri fortissimi tra Pesaro e Ascoli Piceno. Progressivamente, attraverso il monitoraggio dei dati e la completezza dell'informazione, è stato possibile fare una programmazione che ha portato il sistema sanitario a essere uno dei sistemi d'eccellenza in Italia. Stessa cosa sul piano delle infrastrutture. Bisognava creare una rete di infrastrutture su cui la comunità regionale avesse la possibilità di esercitare la propria mobilità, perché una città-regione non funziona se non c'hai possibilità di mobilità. Le infrastrutture un po' hanno dato questa intelaiatura al disegno della città-regione. Il terzo elemento ancora più forte era quello proprio dell'informatica. Mi ricordo che con Gentiloni, che era il ministro dell'innovazione, facemmo una convenzione per cui in tempi rapidi noi eravamo ai primissimi posti. Nel 2012 eravamo ai primi posti nella disponibilità di una rete a banda larga tra le regioni italiane e nell'utilizzo da parte dei cittadini marchigiani di internet. E questo è stato anche un po' controproducente, perché su questo poi si sono sviluppate delle dinamiche politiche che non siamo stati capaci di controllare. Ma a parte questo, di fatto questo disegno l'avevamo pensato proprio per dare forza alla città-regione. Devo dire che su questo tema non tutti erano d'accordo, neanche oggi sono tutti d'accordo, o meglio, fino a febbraio dell'anno scorso non tutti erano d'accordo, perché nella logica presente c'è la convinzione che a creare lo sviluppo oggi sono le dimensioni, quindi bisogna creare grandi città, perché nelle grandi città c'è quell'addensamento di intelligenza, di conoscenza che poi porta allo sviluppo. E quindi anche nella regione molti hanno pensato che questa dovesse essere la strada da seguire, abbandonando il modello della città-regione. Io personalmente non ne ero, non ne sono e non ne sarò mai convinto di questo. Credo che il modello della città-regione distribuito sul territorio, che noi abbiamo ereditato e che dobbiamo consolidare, sia un po' la nostra peculiarità e anche la possibilità di rispettare quella che è l'identità e anche quella che ci può offrire maggiori potenzialità. Adesso da febbraio è cambiato tutto, perché con il coronavirus è cambiato completamente il pensiero su questa materia. La necessità del distanziamento, la necessità del controllo porta a abbandonare il modello metropolitano e a favorire invece il modello delle realtà diffuse e distribuite sul territorio. E credo che quindi noi abbiamo tutte le carte in regola per poter continuare su questa strada, naturalmente lavorando con intelligenza e utilizzando anche le competenze migliori che ci sono in circolazione, che possono sostenere questo modello. Noi facciamo un accordo anche con il CERN di Ginevra, proprio per sviluppare un cloud regionale che sostituisse un cloud su cui ancorare lo sviluppo delle informazioni all'interno della regione. Si tratta di andare su questa strada qui, di continuare su questa strada qui, cioè di
utilizzare le grandi potenzialità che offrono la tecnologia e la conoscenza per sostenere questo modello. Noi abbiamo attraversato un periodo complicato perché lo Stato, nella logica di recupero delle funzioni centrali, ha penalizzato fortemente le regioni in questo periodo. Abbiamo avuto tagli rispetto agli impegni presi in precedenza allo Stato per oltre 1 miliardo e 350 milioni nell'arco di 5 anni, tra il 2010 e il 2015. E questo è stato compensato con politiche di grande rigore, nel senso che è stata fatta una semplificazione delle normative, sono state tagliate oltre 400 leggi, non mi ricordo quanti decreti attuativi di queste leggi. È stato ridotto il personale della regione, è stato fatto un risparmio nel giro di 3 anni di quasi 10-12 milioni di euro. Sono stati tagliati i dirigenti, sono stati attribuiti a quelli che restavano maggiori responsabilità. È stata fatta una lotta all'evasione fiscale enorme, perché dalla lotta all'evasione fiscale arrivavano 50 milioni ogni anno al bilancio regionale, e così via. E quindi diciamo che questi tagli dello Stato sono stati compensati attraverso una maggiore produttività del sistema regionale. Credo che non solo non sia stato penalizzato, i cittadini non hanno avuto sentore di questi tagli che noi registravamo a monte dallo Stato, addirittura attraverso anche questo rapporto di collaborazione forte, di concertazione forte, che viene riconosciuta dai sindacati e dalle organizzazioni di categoria. Cioè, l'azione del governo nasceva proprio in questa logica delle sintesi parziali che loro offrivano all'azione di governo, per ritornare all'inizio dell'intervista. Quindi abbiamo sempre lavorato con loro. E quali sono i servizi che la regione erogava sostanzialmente? 3. Servizi di carattere sanitario, servizi di carattere socio-sanitario e sociale, i servizi alla mobilità, i servizi di trasporto. Da questo punto di vista qui i cittadini marchigiani non hanno ricevuto penalizzazione, anzi hanno avuto miglioramenti sia nel servizio della sanità, sia nel servizio sociosanitario, soprattutto con riferimento agli anziani, sul tema della longevità attiva. Qui è stato sviluppato proprio un'azione finalizzata, rilanciando il ruolo di un IRCA che si era completamente perduto, fino a creare l'Agenzia Nazionale della Terza Età, che sede qui ad Ancona, creata in un rapporto col Ministero della Sanità, che è un tema fondamentale non solo per le Marche ma per tutto il Paese, e servizi di trasporto che effettivamente raggiungono anche l'ultimo comune dell'Appennino dove io sono nato. Se tu c'hai un paese che tra il 2008 e il 2019 perde il 9% del PIL rispetto, sto parlando 2008, non coronavirus, il coronavirus non c'era, 2008-2019, perde il 9% del PIL rispetto a paesi nello stesso periodo, Germania più 13%, Francia più 9%, perfino la Spagna più 3%. Avere un 9% in meno significa che nel tuo bilancio familiare personale rispetto al 2008 tu hai un 10% in meno. È chiaro che l'elettore non è che valuti per la sua capacità di riflessione semplificata su quelli che sono aspetti di grandissimo livello culturale, ma guarda un po' quelle che sono le proprie condizioni esistenziali di vita, in modo particolare anche quelle materiali. Se tu gli tagli il 10%, che tipo di fiducia può avere questo cittadino elettore nell'ambito di istituzioni che comparativamente con altre europee hanno raggiunto quegli obiettivi e invece lui si trova in quelle condizioni? Credo che questo sia il problema, cioè, ovvero che da 10 anni a questa parte il governo italiano non è riuscito, le istituzioni italiane, ma a livello centrale più che periferico, non sono riuscite a dare una risposta ai problemi di crescita, di sviluppo, di sicurezza della comunità nazionale. La strategia della macroregione adriatico-ionica poteva essere
la modalità per cui lavoravi in una prospettiva visionaria e utilizzavi le risorse europee per dare forza a una strategia complessa e di grande respiro, mentre i fondi strutturali lavorano sul piano del sostegno all'impresa, del sostegno alle attività micro di una comunità regionale, la strategia adriatico-ionica poteva offrire la possibilità di creare degli intrecci virtuosi in una macro area geografica che l'Europa riconosceva meritevole di sostegno e anche di sviluppo. Non dimentichiamo che l'area adriatica, oltre dall'altra parte, l'area adriatica che comprende la Bosnia, l'Erzegovina, l'Albania, è un buco nero nella geografia dell'Unione Europea. Questi paesi che stanno in preadesione non stanno dentro l'Unione Europea, e quindi la strategia della macroregione adriatico-ionica è il modo per tenerli ancorati all'Europa, che l'Europa, tant'è che l'ha riconosciuta principalmente per questo motivo, per tenere ancorati questi paesi che ancora non erano in Europa all'interno dell'Europa attraverso un finanziamento che veniva loro destinato in collaborazione con i paesi di questa sponda. Diciamo che questo avrebbe potuto offrire delle visioni, sia in termini culturali, in termini, in parte qualcosa si avverte, in termini infrastrutturali, in termini anche di innovazione sul ruolo che il Mar Adriatico potrebbe offrire in termini infrastrutturali, i porti, lo sviluppo dell'attività tra una e l'altra sponda. Insomma, erano un'infinità di prospettive che ancora esistono, perché la strategia c'è, basterebbe copiare quello che hanno fatto nel Baltico, la strategia della macro regione baltica, per cui tu ti muovi all'interno di questa regione con facilità enorme e le economie di questa regione sono compenetrate, le infrastrutture di questa regione sono compenetrate, ecco. L'Europa ha sicuramente dato un contributo molto forte all'innovazione, lo dicevo prima, no? Innovazione anche istituzionale. La strategia della sostenibilità avviata nel 2010 qui nelle Marche l'abbiamo fatta non perché noi avessimo una personale sensibilità su questo tema, ma perché l'Europa ce la dettava. Avevamo capito che l'Europa metteva le risorse lì, e quindi poi magari abbiamo capito anche i benefici che ne derivavano per la comunità in termini proprio di qualità. Ma all'inizio è stata l'Europa che ci ha dettato la strategia della sostenibilità, la strategia del carbon free, la strategia del fuoriuscire dai combustibili fossili. Adesso non voglio ripetermi, ma noi in quel momento stavamo dibattendo se era fare la cogenerazione con i combustibili fossili all'API oppure fare le energie rinnovabili, e abbiamo scelto la strada delle energie rinnovabili proprio sulla spinta dell'Europa. Così pure l'Europa spinge in tutte direzioni virtuose ancora oggi, quindi il tema dell'Europa non è un tema negativo, non è un ostacolo per le comunità regionali. Il tema dell'Europa è un tema che aiuta le comunità regionali a sviluppare le loro opzioni, le loro competenze migliori, le loro vocazioni migliori.